Radio Radicale, siamo con Franco Corleone poco prima della conferenza stampa sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Allora, dopo la fine di questa esperienza, voi chiedete un chiarimento e avete fatto una conferenza stampa oggi per chiedere cosa e soprattutto qual è la situazione oggi dei malati psichiatrici che devono scontare delle pene? Diciamo la situazione è urgente perché abbiamo avuto nel 2022 una sentenza della Corte Costituzionale che ha invitato il Parlamento a ragionare sul provvedimento, la legge 81 che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari, i manicomi giudiziari. È stata una grande rivoluzione. E io Come quella del 78. sì, nel 78 fu tralasciato, questo proprio perché era un punto molto delicato. Io devo dire che sono molto contento perché fra il 2016 e il 2017 fui commissario unico per la chiusura degli OPG e in un anno si chiusero gli OPG e si aprirono le REMS Benissimo, benissimo, per ricoverare le persone che autori, le autrici di reato vengono giudicate incapaci di intendere e volere, quindi prosciolte, e però segue a questo giudizio una misura di sicurezza per pericolosità sociale sostanzialmente, e quindi ci sono queste strutture sanitarie. Non è stato toccato allora, dopo la denuncia della Commissione Marino, le esternazioni di Presidente Napolitano, eccetera, non fu però toccato il codice Rocco, che è alla radice di questo doppio binario che differenzia i folli rei dai rei folli, cioè le persone che invece in carcere manifestano disagio Era ancora in mentale. vigore una norma del codice Rocco, nonostante la riforma del codice penale degli anni Ottanta. Certo, perché la riforma penale in realtà è stata la riforma del codice di procedura penale, ma Ho il capito. codice penale noi abbiamo. E infatti il ministro Nordio in passato ha detto molte volte che andrebbe, e Prima di diventare ministro. presiedette una delle tante commissioni di riforma del codice Rocco. Ricordo quella Pagliaro, Grosso, Pisapia e Nordio, quattro commissioni. Il risultato è che fra un po' festeggeremo i 100 anni del codice Rocco e non avremo un codice repubblicano. Allora, vi è stato recentemente quell'omicidio di una psichiatra in Toscana, un fatto molto, molto doloroso, che ha fatto emergere però l'insofferenza che c'è da parte di alcune parti politiche, da parte di alcuni psichiatri contro la legge 180, la legge cosiddetta Basaglia, che nacque per impedire un referendum radicale contro la legge del 1904 che istituiva, insomma, queste. E allora, io me ne occupai dei manicomi da sempre, ma anche in particolare degli OPG, proponendo ormai decenni fa una proposta di chiusura degli OPG, ma soprattutto di riforma del codice Rocco di questo doppio binario e eliminare la causa dei proscioglimenti, cioè la non imputabilità per incapacità di intendere e volere. Cioè noi cosa affermiamo? Diciamo che se è vero il motto di Basaglia, di Trieste, Gorizia, che la libertà è terapeutica, noi diciamo che anche la responsabilità è terapeutica, nel senso che chiunque, anche con una disabilità Compie un mentale, reato, deve essere sa, imputabile. soprattutto sa che cosa ha fatto, non è che se uno ammazza pensa di aver regalato dei fiori,
E allora anche per quel residuo di responsabilità è bene che ci sia un giudizio. Ovviamente nessuno di noi vuole che le persone vadano in carcere, perché anche quelli in carcere che hanno un problema mentale dovrebbero essere assistite dal Dipartimento di Salute Mentale e avere delle misure alternative al carcere. Ma riteniamo che si debba fare chiarezza, perché ci sono troppe confusioni per cui queste perizie di psichiatri che giudicano incapaci di intendere e volere spesso sono equivoche e non dico di più. Quindi praticamente lei pensi che c'è il rischio che i psichiatri diventano dei giudici e quindi chiedi l'imputabilità anche per chi diciamo viene dichiarato incapace di intendere e di... dopo il giudizio ci sarà la possibilità di una misura fuori dal carcere che però dà alla persona anche elimina quella incapacitazione che in realtà lo inchioda all'essere matto per sempre. C'è la proposta di legge che abbiamo come Società della Ragione e moltissime associazioni scritto, è presentata col numero 1119 da Riccardo Magi. Noi riteniamo che in questo momento in cui sentiamo odore di nostalgia del manicomio si debba invece trovare una soluzione radicale per continuare la rivoluzione gentile. Chiarissimo. Grazie a Franco Corleone.